Hey guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di Pokémon Platino, che repellente va a quel paese. Oh, guardate chi arriva subito subito. Ah, signori, iniziamo proprio alla grande questa nuova parte. Sfida col Vaniz, signori. Dai, iniziamo subito, vi facciamo vedere chi comanda. 5 Pokémon lì adesso. Il primo è Staraptor, ok. E il nostro primo Pokémon è Kirlia. È ormai quasi a livello evolutivo. Dai, se no appunto dovrebbe evolversi a livello 30. Noi switchiamo e gli mandiamo Luxray. Ray. Vai Luxray, facciamogli il culo a questo Staraptor. Wow, che bell'attacco che non le va. Sì, vabbè, ma che palle. Cioè, come cazzo è possibile che questi fanno sempre, mi fanno sempre critical hit? Ma dai, è una cosa assurda, signori. Ma veramente, cioè, sono sfigato io con questo gioco. A questo gioco qua di Platino sono sfigatissimo. Cioè, c'è una bug. Ah, adesso gli ho fatto anche io vaffanculo. Te l'ho fatto anche un critical hit, stronzo. E muori, anche te. 9,94 Kirlia, ottimo. Se andiamo avanti di questo passo, mi sa che... già grazie al nostro amico Vaniz faremo evolvere Kirlia se andiamo avanti di questo passo. Ok, il prossimo è Rapidash, eccolo qui. Ok, direi di mandare Infernape, dai. E poi se va male mandiamo Staraptor. Poi dopo manderemo Bibarel quando manderà Empoleon per far recuperare un po' di salute. Magari al a Infernape, appunto, perché poi dovremmo usare come adesso Zuffa su Empoleon per eliminarlo subito. Non penso che elimini subito Rapidash. Cioè per un pelo, guardate per quanto, per un pelo. Per un pelo. Vabbè, il riduttore finirà il lavoro, però è buono, dai. Il riduttore finisci tutto. Ciao. Ciao. Ciao Rapidash, ti sei auto-eliminato. Ok. E vai, e Infernape sarà al 37, ottimo. La prossima, ovviamente, era Empoleon. Era scontatissima la sua scelta, ma noi, lui non sa che noi mandiamo Kirlia. E poi, beh, direi di mandare Tropius, va, perché secondo me non riesce a eliminarlo subito. A mio avviso non lo elimina subito, quindi abbiamo tempo di almeno giocarci un turno e poter far recuperare a Infernape un altro po' di salute. Ecco, vai. Già, poi se mi usi questi tipi di attacchi è ovvio. Vai, allora, terapie, super pozione. Vada di iperpozione, dai, oggi mi sento grato, mi sento generoso. Vai, Infernape, con l'iperpozione, perfetto. Aeroassalto, giustamente. Però mi sa che è più veloce Tropius. Se resiste posso assestargli un colpo. Sì, vediamo se riesco ad assestargli un foglie lama. No, è più veloce, però vediamo se resiste. Resisterà? Resiste? No, vabbè, dai. Dai, era troppo che sarebbe stato troppo chiedere questo, dai. Allora, devi mandare Bibarel in modo da recuperare anche Luxray, signori. Però con una super pozione. Dai, no, Pokéball, che Pokéball. Non posso usare le Pokéball su Empoleon. Lo vorrei tanto, Sarebbe bello da vedere. Ok, vai, usa tutti i tuoi riassalti. Noi intanto ti mandiamo via. Ti uccidiamo. Allora, direi di provare con Luxray, che dite? Così gli riduciamo intanto l'attacco con prepotenza. Quindi quel Ferrarti, con l'aumento dell'attacco che ho ottenuto grazie ai Ferrarti, già glielo distruggiamo. Vediamo se è più veloce, mi sa di sì. Sì, esatto, è più veloce, quindi vediamo quanto riusciamo a danneggiarlo. Se lo paralizzi è ancora meglio. Dai, vediamo. Ok, metà vita gliel'abbiamo tolta. Lui usa Bolla Raggio, giustamente non può usare Aereo Assalto perché sarebbe non molto efficace. Bolla Raggio però è efficacissimo. Però noi adesso con un'altra scintilla lo mandiamo giù. Non c'è stato neanche bisogno dell'intervento di Infernape. Vai, vai giù, tanto lo sa. Ecco fatto, bravissimo. Ok. Empoleon va giù. Kirlia 1200. Ok, Kirlia al 28, perfetto. Luxray 4,27. Prossimo, che Roserade. Perfetto. E noi adesso mandiamo Kirlia. E poi Infernape. Meno male che l'ho tenuto bello in caldo Infernape appunto per questo momento, per sfidare Roserade. Sapevo che aveva Roselia. Sapevo chi sarebbe voluto. Vai, adesso mandiamo Infernape. L'ultimo non mi ricordo chi era però. Non me lo ricordo proprio, beh, lo vedremo dopo, dai. Vediamo. Giga assorbimento. Wow, cosa ti assorbi? Cosa vuoi assorbire da Infernape? Cazzo, però ha assorbito. Sì, dai, con ruota fuoco, vai Infernape, dai, finiamola. Finiamola subito. Finiamolo, maschio. Ok, con un colpo solo, perfetto. Grazie Vaniz per tutti questi allenamenti che stai dando a Kirlia. Lo stai facendo evolvere praticamente. Ultimo Heracross.
sempre solito switch con Kirlia. Scusatemi se faccio tutti questi switch, ma capite benissimo che prima si evolve, meglio è. Prima alleniamo altri Pokémon. Ci siamo tirati fuori dalle situazioni più difficili. Sì, ma con Infernape non dai situazioni facili. Se usare assalto sono fottuto però. Se usare assalto sono fottuto. No, notte sferza, va bene. Va bene. Comunque è una bella squadra, bella forte, cioè... Io invece un po' deboluccia, però vabbè dai. E ovviamente Infernape è più veloce. Che poi gli starter di tipo fuoco sono sempre quelli più veloci la maggior parte delle volte. Tranne Tepig, se non sbaglio, era più veloce dei tre Snivy, se non sbaglio. Non vorrei ricordar male. Ovviamente Critical Hit qua ci sta sempre, me lo fanno. Beh. È ovvio! Critical Hit a manetta su questo poverissimo, sulla mia povera squadra. Con Staraptor? Sì. Direi di finirlo con volo se ci riesco. Che dite? Voi dite che ce la faccio a colpirlo per primo? Sì, vai, vola via Staraptor. Vola via. Breccia non ce la fai e io uso volo, vai. Yeah! Abbiamo vinto, perfetto. Vediamo quanti punti mi dà un bel po' qua, 1200. No, quasi. Kirlia al 29, ottimo. Buono, buono, buono. Manca un livello solo e si evolve. Manca uno, ottimo, solo un livello, dai. Sì, sì, come al solito sei solo leggermente migliore di me. Ma ascolta bene. Vuoi sapere chi affronterà la Lega Pokémon e vincerà? Indovinato, proprio io. Comunque dovresti fare un salto sull'Isola Ferrosa e allenarti un po'. Già, ti farebbe proprio bene. Ci sono stato anch'io prima di sfidare il capo palestra. Sì, adesso devi ritornare un attimo al centro Pokémon e curare il team e poi ci vediamo qua. Ok, eccoci ritornati. Allora, andiamo un attimo alla biblioteca. Mi avete detto di andare alla biblioteca. Andiamo, dovremmo andare al secondo piano se non sbaglio. Esatto, qua non c'è nulla. Secondo piano. Non c'è nessuno adesso. Adesso dobbiamo andare Misa prima all'Isola Ferrosa. E poi là ci dovrebbe essere il capo palestra se non sbaglio. Non vorrei sbagliarmi, eh. Allora, dirigiamoci, andiamo un attimino al porto. Dammi sta bici. Dov'è? Dov'è il porto? Ho perso il porto. Eccolo qui. Sì, andiamo. Andiamo all'Isola Ferrosa, dai. Godiamoci questo viaggetto adesso, signori. Che durerà 3 secondi. Dai, 3 secondi no. Stiamo salpando. Vai, che bello queste animazioni in cui il ponte si alza. Che bello. Ma che bella sta roba. Poi la barca che praticamente sta volando, è un jet. Ok, eccoci arrivati all'Isola Ferrosa. Qua chi c'era? Non mi ricordo chi c'è qui dentro. Non c'è nessuno. Ah, per riposarsi. Ok, per riposarsi. Questa qua, secondo me qua c'è qualcosa. Un pezzo di stella, perfetto. Questo poi lo rivendiamo. Ci torna utile. Chi è lui? Chi sei tu? Io, Marisio. Ah, sì, qua è l'allenatore con Lucario. Oh, grazie, mi ha dato forza. Meno male. Non so se mi serve adesso. Ah, ok. Sì, ma adesso non mi serve. Cioè, adesso non... è inutile. È useless adesso. Allora, andiamo un po' all'Isola Ferrosa. Usiamo il repellentino. Qua mi sa che me li consumo tutti, quei repellenti. Mi sa proprio di sì. Ok, qua un po' di allenamento, signori. Per il nostro Kirlia. Che ormai praticamente è prossimo all'evoluzione, manca un solo livelluzzo, dai. Dai, alla grande. Ipom, che livello? 34. Potrei farcela, ma ci metterebbe troppo tempo. È più facile switchare con Infernape. Sempre, ho il vizio di chiamarla ancora Monferno. Di andare con Infernape e fargli un bel pugno rapido e forse finirlo. No, al massimo 2 pugni rapidi, dai. Vai, vai. Monferno ancora lo chiamo, vai Infernape, dai. Lo elimini? Yes, con un Critical Hit. Critical Hit a manetta proprio in questo gioco, eh. Il gioco dei Critical Hit. Pokémon Platino versione Critical Hit questa, un Floatle. Questo è bello forte e ci darà un bel po' di punticini esperienza. Ritorna e vai Kirlia. Qua mi dà mille, secondo me altri 1200, penso. 1188, penso. Ok, vai con un bel Floatle. Ovviamente chi mandiamo se... Ovvio, Luxray, signori. Eccolo qui. Ray. Bellissimi, bellissimi, dai. Sgranocchio, aia. Ok. Vai con Scintilla. Vabbè, era ovvio che era più veloce Floatle, era ovvio. Vai con Scintilla nuovamente, dai. Mandalo a quel paese, questo Floatle. Se lo paralizzi o lo elimini meglio, vabbè. Paralisi? Niente. Proprio niente, ti sei proprio sprecato. Con Morso dovremo finirlo, dai. Vai, mordilo. Ole! Ciao, Floatle.
Perfetto. Ok, 1027, no, mi sono sbagliato. Se l'avessi tenuto solo Kirli, invece mi avrebbe dato 1300 punti. Ok, quasi 1400. Qua invece vedete cosa ho sbagliato io. Che cazzo, quante cazzo di sveglie c'ho? Non ho portato le pozioni. Quindi adesso me ne pento. Perché ho tre pozioni e me le devo far bastare. Ecco, poi trovo i Pokémon che sono forti anche. Vediamo che cazzo di Pokémon è. Onix. No, sinceramente non c'ho voglia. Sono riuscito a scappare da Onix con un po' di danni. Allora, direi di far così per evitare di incontrare altri Pokémon. Mandiamo un attimino Infernape. Monferno. Questo cazzo di Monferno proprio non mi entra. Lasciamo Infernape per il momento, signori, in modo da evitare gli altri incontri. Allora, quegli strumenti qua che troviamo li voglio prendere tutti. Speriamo di trovare. Ok, che poi dovremo trovare dopo Marisio, quindi se non sbaglio anche la squadra ce la rimette in sesto lui dopo le lotte. Se non sbaglio, eh. Quindi alla fine andiamo bene. Vai. Ok, questa parte è completata, andiamo dall'altra. Ok, vediamo cosa c'è qua. Vende qua dal barile. L'unica entrata. Vediamo se vado in fondo, cosa c'è qua. Ok, cos'è? Un repellente max, ottimo, quello che mi serviva adesso. Ok, perfetto, ecco. Cioè, me lo sono proprio chiamato adesso il repellente. Allora, usiamone un altro, super repellente, via. Ne devo far scorta, signori, dopo quando ritorneremo a Canalipoli farò scorta di pozioni, repellenti, tutto quello che ho, tutto per la casa praticamente. No, fatti sfidare, dai. Dobbiamo sfidarci. Signori, una volta che siamo qui, sfidiamo tutti, capite? Dobbiamo sfidare tutti. Dobbiamo. L'unico Pokémon che non posso battere subito me lo mandano. Giustamente. E io adesso devo andare con Bracere. Perché se gli faccio rotofuoco e attacco fisico e questo mi fa il paralisi. Però vabbè, non è andata male. Se mi paralizza lo prendo a pugni. Lo prendo a pugni. Sì, vabbè, tua mamma. Dai, che palle. Che rottura di coglioni, però, dai. Ma dai, ma non c'è. Cioè, è assurda sta roba, oh. È assurdo, oh. C'è veramente un qualcosa di allucinante questi Pokémon, no? C'è Critical Hit a go-go. No, non va bene, cazzo. C'è troppo. E che palle. E sapete che faccio? Siccome sono stronzo, vado con Zuffa. Vado con Zuffa. Vado con Zuffa, adesso l'unica iperpozione che ho la devo usare su Infernape, ce ne ho due, però capite? Usa Fulmine, usa tua sorella, tua mamma, Raichu di merda. Quella coda te la taglio e te la faccio mettere, sai dove te la metti? Troppo, te la devi mettere là. Ovviamente non farò un cazzo. Era ovvio. Adesso ti sistemo io, qua mi serve un Pokémon Terra, infatti qua avete ragione, mi serve Barboach. E mi sa che la userò dopo, mi sa che lo prendo dopo Barboach, va? Perché per quella palestra può tornarmi anche utile. Vai con Zuffa, Infernape. Monferno di nuovo. Infernape. Mandalo a quel paese. Mandalo a quel paese questo Raichu. Sì. Yes. Muori, stronzo. Muori. Muori malissimo. Kirli a 483. Mi aspettavo un po' di più, eh. Giustamente. Hanno switchato. Cos'è questo? Un revitalizzante. Vediamo cos'è quello strumento. Lo andiamo a prendere. Vediamo un attimino. Non l'avevo visto prima. Ok, torniamo un attimino indietro. Vediamo cos'è. Dove vai? Di qua, in mezzo. Vai, vediamo cos'è. Una fune di fuga. Wow, quella che mi servirà. Mi serve adesso, mi sa. Che dite? La uso e vado a curarmi il team in quella casa lì. Dovrei averne qua. Dove cazzo sono le fune di fuga? Ne ho una sola. Se ne ho una sola, no. Vabbè, dai. La uso adesso e mi vado a curare il team, signori. Scusatemi, ma qua adesso capite che sinceramente praticamente ho il team un po' abbattuto. E dato che abbiamo l'opportunità andiamo a curarlo, no? Mi sembra ovvio. Mi sembra ovvio. Vai. Non posso? Ah, praticamente sono venuto qua a vuoto. Non mi cura. Stronzi. Allora. Torniamo un attimo a Canalipoli e facciamo un po' di scorte di strumenti, dai. Ok, eccoci ritornati. Allora, repellente già attivo. Scorta di strumenti fatta. Squadra recuperata. A posto. Adesso possiamo proseguire. Anche se secondo me durerà poco ancora. Mari, questa. Cos'è? Vado a mettermi al centro. Vabbè. Non me la ricordavo, eh. Penso durerà poco ancora. Ho fatto un po' di scorte. Repellenti max ho preso, non i super repellenti. Ecco, qua troviamo il nostro Marisio. Sì, andiamo, andiamo. Andiamo, Marisio.
Vediamo. Ecco, meno male, mi ricordavo giusto. Sì. Perché non me lo fa affrontare con Marisio? Ah, shit, che deficiente. Ho fatto proprio il cretino, cioè ho saltato l'altro allenatore, avrei fatto una lotta doppia. Vabbè, dai, non fa nulla, non fa nulla. Dai, pugno rapido, Monfi. Ma perché lo chiamo ancora Monfi? Cazzo. Vabbè, dai, Monfi, dai. Ma dai, ma porca troia! Ma queste cazzo di paralisi, ma che cazzo volete? Ecco. Eccola. Oh madonna. Questi cazzo di blocchi. Oh, muori male, ma. Stupido Nospas. Stupido Pokémon. Stupido cane! Il prossimo chi è? Onix. Dai, Onix non penso abbia tuononda, quindi posso eliminargli da questa cazzo di paralisi. Aspettate un attimo. Stat, dov'è? Antiparalisi. Ne ho pochi antiparalisi. Non lo sapevo, pensavo di averne di più. Dai. Oh. Grazie. Drago Spiro, un'altra mossa che paralizza, ma che cazzo ci avete, oh? Ma vaffanculo però, dai, cazzo, non si può, ma avete rotto i coglioni, io vi faccio la zuffa, ma avete rotto le palle. Io combatto in paralisi, non me ne frega niente, dai, basta, mi avete rotto, Dai, zuffa e elimina sto cazzo di Onix. Dai, ma che palle, due Pokémon, due paralisi, che rottura. Non è possibile, ho Ken SB. Dai, muori, muori, muori male, Onix, muori. Tanto poi me lo cura lui, me lo cura Marisio. Prossimo stile. Dalla padella alla brace proprio, un altro. C'è pure tu, Dragospiro? No, terra in pesta tu mi usi. Giustamente. Giustamente io non posso colpirti. Io sono colpito dalla tempesta, dai, sì. Dai, sì. Sì, dai. Sì, lucidatura. Ma se già sei più veloce di me. Perché ho la paralisi, che cazzo la usi a fare la lucidatura? Zuffa, dai. Non penso di eliminarlo perché Steelix dovrebbe avere una bella difesuccia. Però in critico forse lo mando. Sì, infatti, in critico lo mando, dai. Se riesco a fargli un pugno rapido, veloce, almeno forse finiamo qua. Dai, vediamo. Yes, dai, colpito e affondato, dai. Ciao Steelix. Steelix è un bel Pokémon da avere nel team, sarebbe bello averlo. Poi forse lo catturbo. Sì, lo faccio evolvere al massimo. E vai, Kirlia al 30, signori. Kirlia al 30, è il momento dell'evolution. Evolution. Ed ecco qui, finalmente, signori. Kirlia si evolve. Olè, signori, per la vostra gioia, stiamo per avere finalmente in squadra Gardevoir. Eccolo qui. Eccolo qui, Gardevoir. Apprendi qualcosa quando ti evolvi, vediamo. Vediamo. Dai. Non apprende un cazzo. Pokémon sono recuperati. Sì, bellissimo italiano. Ok, prendi lo strumento. Direi di potenziare adesso un po'. Chi cazzo potenzio? Potenzio un cazzo. Potenziamo un po' Infernape, dai, che mi serve un po' Infernape adesso, dai. Un po' tutta l'esperienza la diamo a Infernape per il momento, dai, signori. E detto questo, io me ne scappo da qui. Non posso neanche usare la cacchio della bici. La Scuro Ball, bella. Bella, bella la Scuro Ball. Ok, andiamo di qua, vediamo cosa riusciamo a trovare, Marisio. Che dici? Allora, cos'è questa? Una calamita. Buono. Tutto buono, dai. Andiamo, ritorniamo indietro, vediamo cosa riusciamo a trovare, Marisio. Marisio! Un altro repellente. Sì. Lo so. Ah! Repellente, dove sei? Repellente, repellente. Vai con repellente Max, va che mi sono rotto le scatole dei super repellenti, dai. Ok, vai, dotta doppia, dai, meno male. Così almeno ce ne miniamo due contemporaneamente. Dai, sì. Dai, venite. Sfidatemi. Sì, vieni, fatti sotto. Almeno così, signori, ci abbiamo un po' Infernape allenato, perché ci servirà allenato qui. Wow, Geodude e Magnemite. Lucario e Infernape, dai. Ah, Lucario è al 41, porca. Su Magnemite, vai. È più veloce però Infernape di Lucario, dai. Oh, non la sapevo, dai. Ma intanto andiamo giù Magnemite. Senza fare switch e niente, alleniamo tutto. Va a Infernape, dai. Sì, è 48. Vai, elimina anche tu questo Geodude, per favore. Ci stanno preparando per dirci che la prossima palestra sarà di tipo acciaio. Dovrebbe essere, quindi. Capite che dobbiamo allenare un bel po' il nostro Infernape. Sono
non sbaglio dovrebbe avere un Bastiodon a livello 42, dovrebbe avere il capo palestra, se non mi ricordo male. Vai con pugno rapido, vai. Vediamo quanto riesco a togliergli. Vedete perché lo devo allenare? Perché leva poco ancora. Per artigli. Su Gild. Va bene, vai, 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 buono. Dai, così almeno eliminiamo un po'. Neanche tu sei riuscito a eliminarlo. Va bene, non fa nulla, dai. Rotolamento. È efficace. E mi fa critical hit. E giustamente tutti e due colpiscono me. Così, vai. Pugno rapido, eliminiamo questo qua. E leviamoci questo Graveler. Che palle però, dai. Lucario, finiscilo. Che cazzo fai, Lucario? Vabbè, dai, eliminato Geodude almeno, dai, bravissimo. Bravo, bravo. E Infernape sale a livello 38. Buono. Ah, Graveler fallisce. Prossimo è un Machok. Allora, direi braciere su Graveler, ovvio. Ovvio me lo mi rompe le scatole, dai. Infernape, pensate che lo userà braciere su Machok? No, penso proprio. No, lo usa, meno male, dai. Vai. Anche se è stata una mossa un po' inutile. Vai, Machop fallisce. L'ultimo che è un Machop. Direi di concentrare le nostre forze su Machop adesso, signori, perché è quello più potente al momento. Dai, ruota fuoco. Vediamo. Non lo mandiamo giù. Però lui si concentra su Machop. Dai, buono. Dai, mancava poco. Shit. Subisce il contraccolpo. Sveglio Pac. Poverino Lucario. Shit. Vai con ruotafuoco su Machok, dai. E me lo ruba. Me lo ruba. Ma che stronzo. Dozzo. Infernape 1125. E finiamo questo Machop, dai. Che abbiamo perso troppo tempo già con questi due. Cazzo, sei Pokémon. C'ha tre a testa. Sti rompiballe. Dai, almeno stiamo allenando un po' Infernape, che adesso ci serve. Sì, 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 sì. Hai allenato tutti. Sei stato bravissimo. Vediamo cos'è quello strumento. Una pozione max. Buono. Questa è buona davvero. Vediamo quali altri allenatori. Se... spero non ci siano altri allenatori perché vorrei proseguire un po'. Ok, ci sono le reclute del Team Galassia qui, quindi dovremmo sfidare loro. Però prima ci sono altri due allenatori da sfidare. Ah, va bene. Non lo so, vediamo un attimino adesso come dobbiamo fare. Adesso per... mi sa che dobbiamo sfidare prima loro... dobbiamo andare di qua. Proprio indicazioni perfette. Andiamo di qua. Là ci sono altri allenatori, ma sinceramente non c'ho voglia di allenarli, di sfidarli. Andiamo direttamente a sfidare il Team Galassia, signori, perché sinceramente capite che non è... la parte magari si dilungherebbe troppo se andassimo ad affrontare tutti gli allenatori. Anzi, sì, vabbè, sei Pokémon a testa. Quagsire, giusto, e Lopunny. Direi di concentrarci su Lopunny perché è quello più rompiscato adesso. Vai, zuffa su Lopunny, vai. Vai, vai, mandalo giù, Monfi. Monfi, vabbè, sì, Monfi, dai. Infernape lo manda giù, perfetto. Gli riduciamo un po' la difesa, ma fa niente, la difesa speciale. Ovvio, ma non fa nulla. Non fa nulla, dai. Infernape sale a livello 39. Ottimo. Palmo forza, vai, su Quagsire. Ok. Olè, amnesia, giustamente, vai. Allora, già un Pokémon gliel'abbiamo mandato giù a all'allenatrice, penso. Ok, manda a me, diciamo adesso qua un po' iniziano i dolori, in quanto non ha debolezze questo... cioè, no, per le tecniche che ho io, per le mosse che ha Infernape, quindi devo andare solo di ruota fuoco e sperare, vai. Se mi Quagsire non penso manda giù, perché ha aumentato la difesa. E infatti non va giù. Calcio in volo, se l'avesse fallito avrebbe perso. E la cazzarola. Cazzo. Non ha neanche un altro Pokémon questo. Non ne ha più. Sì, va bene. Va bene. Sì, sto cazzo. Cioè, tu vieni qua con un Pokémon. E io che cazzo faccio? Sono due contro uno. Almeno fatemi mandare a me un Pokémon. Vabbè, sì, calci in volo. Adesso c'ha tutta la precisione al massimo questo. Cioè, vabbè. Allora, di andare al foglie lama su tutti e due, così almeno potrò colpire anche Quagsire, dai. Almeno mando giù Quagsire. Dai, vai. Foglie lama.
E Quagsire va giù almeno, dai. Almeno ci hanno evitati di Quagsire, dai, perfetto. Povero. Mamma mia. Ecco, adesso sta dormendo Tropius, giustamente. Prossimo è Staraptor. Ma adesso come faccio? Adesso mi sa che, signori, scusate, ma qua farò un breve taglio perché qua, sinceramente, perderò un casino di tempo. Finalmente, signori, mi è rimasto solo quest'ultimo Pokémon, questo Hippopotas. Non vi dico quanti fail e criticality ho subito. Vabbè. Finalmente abbiamo finito anche quest'altra lotta, veramente dura. Lui praticamente viene qua solo con un Lucario, era fortissimo al 41, però cazzo, avere una squadra no, eh. Fortunatamente qua abbiamo fatto, scusatemi se ho tagliato, ma sinceramente 6 Pokémon, non vi dico quante volte ho dovuto switchare, cioè switchare, ho dovuto subire danni, revitalizzanti e tutto il resto. Comunque iniziamo qua, direi di qua di saltare un po' il dialogo e di sfidare tutti e due questi del Team Galassi. Tanto almeno la squadra ce l'ha recuperata. Ci ha recuperato salute. Quindi adesso possiamo sfidare queste reclutine e andare avanti con la storia finalmente. Dai, fatevi sotto, reclutine belle. Zubat e Glemiao. Oh, quello di Glemiao me ne occupo io. Tu occupati di Zubat, vai. Quello più che non mi sta sulle scatole. Con pugno rapido su Glemiao, via. Fua! Perfetto, già il primo è andato. A posto, signori. Già il primo è andato. Ok. Palmo forza, vai. Vabbè, era ovvio che non levasse tanto. Poi benissimo. Hai rasoio, va benissimo proprio. Beh, non leva tanto, eh. Vabbè, che Zubat solo. Un Krogank. Di questo ce ne occupiamo noi, signori. Dai, con un ruotafuoco, vai. Su Krogank. Vai, dai, attacco rapido su Zubat, poverino. Che lo manda quasi giù, però, signori. Rendiamoci conto. Manda quasi giù Zubat con un attacco rapido. E io mando giù invece Krogan con un rotafuoco. Buono. Neanche un turno, neanche il tempo di colpire, poverino. Proprio zero. Lui insiste con questa aerasoio, ma non serve. Dai, almeno una recluta. Praticamente l'abbiamo quasi eliminata. È rimasto solo questo Stanky. Lucario, se mi elimini Zubat, almeno iniziamo. Ok, perfetto. Zubat è andato, finalmente. Almeno già un altro allenatore. Il primo Pokémon è sistemato. Adesso possiamo occuparci magari di Stanky. Così evitiamo magari di. No, dobbiamo subire un danno. Però è scottato, dai. Almeno è scottato, dai. Notte sferza. Meno male, usalo su Lucario. Tanto chi se ne frega. Non gli levi un cacchio, ovvio. Soffre. Soffri. Golbat. Qua direi di concentrarci sul Golbat. Tanto questo muore per la scottatura. Andiamo su Golbat con. Ecco, bravo. Bravo, bravissimo Lucario. Potevi farne a meno perché tanto sarebbe morto per la scottatura, eh. Vabbè, noi ci concentriamo su Golbat intanto, quello che avresti dovuto fare anche te e a quest'ora avremmo battuto. Ecco, beh, però l'ho scottato anche a lui, buono. Attacco d'ala su di me, bravo, bravo, perfetto. Soffre per la scottatura. Vai con un bel braciere e muori sul colpo. No, resiste, bastardo. Scusate. Ok, farti aumentare un po' le statistiche, no, eh? Ok, e Infernape sale finalmente al 40 anche, ottimo. L'ultimo è un Houndour, dai, questo qua con un pugno rapido lo mettiamo giù, mi sa, dai. Vai col pugno rapido, dai, Monfi. Monfi di nuovo, cazzarola, Infi. Infe. Perfetto, è andato giù anche lui, perfetto. Ormai Infernape l'abbiamo allenato un bel po', signori, quindi non è andata male questa particina. Abbiamo fatto evolvere Kirling, Gardevoir, abbiamo allenato un po' il team. Tagliamo la corda, socio. Ben detto, fratello. Non so neanche quali siano i grandi piani del Team Galassia. Ok. Grazie, mi hai dato veramente un grande aiuto. Ascolta, ho qui un nuovo Pokémon. Vuoi prenderlo con te? Sì, dove cazzo te lo metto? Qua posso tornare indietro? Non lo so, cosa mi fa fare? Penso mi faccia uscire da qua quindi per andare a depositare un Pokémon. Penso, vediamo se mi ricordo bene. Eh sì, perché non devo affrontare nessuno del Team Galaxy. Ancora qui. Quindi direi adesso, signori, di tornare un attimino indietro a Canalipoli, depositare. La Pritaprillo! L'ho trovata! Finalmente! È mia la pietra Brillo! Allora, signori, torniamo un attimino a Calanipoli e depositiamo un Pokémon a cazzo. Direi di depositare Gardevoir e prendere l'uovo. Eccoci finalmente ritornati da Marisio. Noterete dalla squadra che ho cambiato. L'ho tolto intanto sia Bibarel che Gardevoir. E in più ho preso Barboach come mi avete consigliato per farle evolvere intanto. Prendiamo questo uovo, signori. E direi per questa parte di concludere qui. Tornare. Ho dovuto sfidare anche il Montanaro che avevamo saltato prima.
E adesso ritorniamo un attimino a Canalipoli, signori. Direi che per questa bella parte lunga è tutto. E, nella prossima, poi andremo a sfidare il capo palestra. Mi sembra più che giusto. Sfideremo il capo palestra e poi andremo là. Otterremo la sesta medaglia, dovrebbe essere. Chi è questa volta che rompe le scatole? Un Graveler. Non mi interessi. Non mi interessi. No. Sei forte, ma non mi interessi ancora, grazie. Vediamo, l'uovo secondo me dovrebbe contenere un riolu, se non ricordo male. Quest'uovo dovrebbe contenere riolu. Quindi vediamo un attimo come è messo a schiusa. Come è messo a schiusa, vediamo. Ci vorrà un po' di tempo, qua ci vuole un bel po' per farlo schiudere. Però direi di farlo schiudere e poi cambiare la squadra. Almeno così otterremo anche un riolo. Detto questo, signori, un attimo che vado a curare il team perché ho usato Infernape, quindi per fargli recuperare i PP di Zuffa. Detto questo, signori, spero che quest'altra parte vi sia piaciuta. Vi invito sempre a votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguirmi su Twitter, di andare su G2A o Instant Gaming se volete acquistare giochi e abbonamenti di 10 in sconto. Vi lascio sempre anche il link delle donazioni per il canale. Qualsiasi donazione verrà utilizzata solo ed esclusivamente per acquistare nuove attrezzature del canale. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ci vediamo, guys. Ciao!